Il sindaco di Mugnano ha proposto, diciamo, tra i primi un incontro tra sindaci, tra amministratori per cercare di trovare una soluzione. Crede che da questi tavoli possa uscire qualche cosa di buono, nel senso che il problema sarà risolto, oppure soltanto per sensibilizzare l'opinione pubblica? No, serve innanzitutto anche per coordinarci noi sindaci come area. Fortunatamente, devo dire la verità, in quest'area in particolare ci stiamo coordinando e devo essere onesto, si fanno spesso, si attuano delle riunioni a tutti i territori in modo da avere, diciamo, un modo di agire che sia lo stesso e quindi ci riusciamo in qualche modo anche a confrontarci, a risolvere insieme i problemi. Più che altro servono, e oltre agli incontri fatti tra di noi e in prefettura, tra l'altro ci ha convocato anche il presidente dell'ANCI per la settimana prossima, quindi avremo un Martedì. incontro con tutti i sindaci anche martedì. Per cui voglio dire, è evidente che c'è la tematica, è vero che diciamo, adesso ci si muove molto perché c'è una tematica, voglio dire, di grande attualità, però è anche vero che quando poi nascono queste cose sicuramente si arrivano a delle soluzioni, a delle cose che possono portare in qualche modo, se non a risolvere il problema definitivamente, ma quantomeno ad attenuarlo. Ma diciamo, il termine gioco di squadra, condivisione, sinergia ha un senso. Se stiamo qua stamattina lo stiamo non solo così enunciando, lo stiamo applicando, diventa concretezza. Questo è fondamentale perché il territorio ha dei problemi comuni al di là della Certo. perimetrazione. Parecchi problemi, soprattutto in tematica ambientale, sono comuni ai nostri territori. Quindi stare a un tavolo, già il fatto che se ne discute deve essere un messaggio rassicurante per i cittadini. Ecco, non siamo ciascuno arroccato nel proprio perimetro, una sorta di familismo municipale. Esatto. No, stiamo facendo cooperazione, integrazione per creare un ambiente migliore, insomma, per le generazioni che verranno dopo.